Si è tenuta ieri pomeriggio l'udienza in merito all'omicidio di Antonio Pascuzzo, il giovane ucciso a Bonabitacolo lo scorso anno. Davanti al giudice per le udienze preliminari, Mariano Sorrentino, si è discusso sulla capacità di intendere e di volere di Carlo Lapenta, reo confesso dell'omicidio avvenuto nei pressi della piscina comunale il 6 aprile del 2018 per motivi inerenti al piccolo spaccio di droga. Per il collegio peritale nominato dal Tribunale di Lagonegro, il 18enne apprendista macellaio è un soggetto affetto da una personalità borderline, ma capace di intendere di volere al momento del fatto criminale. Ricordiamo che Lapenta uccise Pascuzzo con diverse coltellate e poi gettò il corpo in un canale. Il cadavere venne ritrovato dopo circa una settimana e Lapenta fu arrestato poche ore dopo il ritrovamento. Secondo il perito Luca De Luca della difesa di Lapenta, tutelato dall'avvocato Michele Di Jesu, invece, pur convergendo sulla personalità borderline del 18enne, il macellaio è semi-infermo di mente. Di fronte a questa situazione, il legale di Jesu ha chiesto che il GUP ascoltasse entrambe le perizie, acquisendole in contraddizione, e così è stato fatto nonostante le eccezioni del PM e dell'avvocato di parte civile Maria Pina Spinelli, presente in aula insieme al padre di Pascuzzo e anche all'imputato. Dopodiché si è deciso per fissare la prossima udienza del processo, che sta andando avanti con il rito abbreviato, per il 12 dicembre, quando verranno fatte le richieste da parte della procura e si potrebbe arrivare già alla sentenza.